Ciao ragazzi, oggi 5 upload del girone di ritorno. Ma chi sono gli upload, Lori? Sono quei giocatori che hanno in questo momento una certa tendenza di crescita oppure un certo ruolo in una squadra o nella vostra fantasquadra e che invece nel girone di ritorno vedranno questo ruolo evolversi in qualcosa di più bello. Ci avete capito niente, manco io, ma adesso vi vado a spiegare con un esempio pratico chi è il primo nome. Hans Atebur, 0 partite. Come 0? Partite. Hans Atebur, 6 partite, media voto 5,83, fantamedia 5,83. Partito da infortunato, in questo momento è relegato a seconda scelta, ma da qui a fine campionato secondo me riconquisterà il posto da titolare e ritornerà l'Atebur delle scorse stagioni. Dunque, nome da poter prendere o all'asta svincolati se ancora non è stato preso, oppure andarlo a prendere in un eventuale scambio, perché fidatevi, sarà uno dei 5 upload della seconda parte della stagione. Avete capito cosa significa upload? Korai Günther, 15 partite, media voto 5,80, fantamedia 5,56. Ti dice che ci azzecca Günther? Günther, giocatore che è partito a inizio anno come riserva, poi si è trasformato in normale difensore da riempimento rosa. In realtà è diventato il leader indiscusso della difesa del Verona. Sta cominciando a prendere la mira in area avversaria. Se inizia a segnare, non si ferma più. Fidatevi, dunque, giocatore che da qui a fine anno potrà regalare anche qualche bonus. E dunque, Günther, altro giocatore da upload del girone di ritorno. Questo è facile. Dejan Kulusevski, 14 partite, un gol e 3 assist, media voto 6,07, fantamedia 6,46. Allora, partiva con i galloni della riserva in questa nuova Juventus, invece ora, complice l'infortunio di Chiesa, diventerà titolare fisso, titolare inamovibile, già con la Roma ha segnato e dunque nulla toglie che possa essere lui uno dei 5 upload di questo girone di ritorno. Dunque, se non l'avete preso oppure se ve l'hanno proposto in qualche scambio, magari ragazzi, pensateci, potrebbe essere l'investimento che vi fa vincere il fantacalcio. Qua mi gioco il canale. Frank Kessié, 15 partite, 5 gol, media voto 6,17, fantamedia 6,93. Allora, nel Classic Kessié tendenzialmente non è mai uno dei nomi che parte al prezzo più alto. Perché? Perché resta fondamentalmente un mediano. A centrocampo si preferisce prendere i trequartisti piuttosto che gli esterni. Invece, nell'ultima partita in cui ha giocato trequartista, ha realizzato una doppietta, ha giocato divinamente. Tutti i tifosi milanisti si sono strabuzzati gli occhi, tant'è che dicono che sì, è questo che gioca trequartista, dategli il rinnovo alla cifra che vuole. Dunque, questo nuovo che sì, come tornerà dalla Coppa d'Africa, potrebbe essere lui il giocatore che parte mediano, si trasforma in trequartista e vi fa vincere il fantacalcio. L'avete capito l'upload cosa significa? Ed infine Mbalanzola, 12 partite, 2 gol, 1 assist, media voto 5,83, fantamedia 6,38. Allora, lo Spezia ormai resta questo fino a fine anno. Thiago Motta ha salvato la panchina, come avevo detto, avrebbe vinto a Genova e dunque avrebbe scalato ulteriormente la classifica. Cosa manca a questo Spezia? Manca un goleador, ce l'hanno in casa, potrebbe ritornare lui in Mbalanzola, che è partito come epurato a inizio campionato, si è relegato un piccolo ruolo come comprimario, da qui a fine stagione potrebbe riguadagnarsi il posto da titolare, essere lui il vero upload per il 2022, ragazzi. Mbalanzola, se non l'avete andato a prendere, se l'avete, tenetelo gelosamente in rosa. Si conclude qui questo video su 5 giocatori in upload per questo girone di ritorno e ora resta soltanto l'ultimo video su chi sui 5 giocatori is back per il girone di ritorno. Ciao.